e, di poco più di un decimo il vantaggio di Maverick Viñales sul resto della compagnia. Guidata da Andrea Iannone, è questo il responso del primo giorno di prove libere sul tracciato di Assen, dove la Yamaha M1 dello spagnolo ha siglato il miglior crono. Ma che questa pista sia favorevole alle Yamaha lo conferma anche il quarto miglior tempo di Valentino Rossi. Il pesarese è a 0,4s dal compagno di scuderia e lavora in previsione della gara e delle qualifiche. Andrea Iannone segna il secondo miglior crono, l'abruzzese ha sfruttato al meglio gli aggiornamenti al propulsore della sua Suzuki e vola sull'1,33,499s dopo due passaggi ottimi. A conferma che, Demaniaci può essere ancora protagonista anche in questo fine settimana. La prima delle Ducati è quella di Danilo Petrucci. Il ternano del team Alma Pramac Racing conferma il buon feeling con la pista della Drende dove l'anno scorso si piazzò secondo. In queste libere è terzo a 0,3s dalla vetta forte di alcune novità come il rinforzo al telaio già provato nei test a Barcellona. La top 10 alle spalle di Valentino Rossi, chiude la top 5 Cal Crutchlow, LCR Honda Castrol, mentre leggermente più arretrati i due piloti del Ducati Team. Andrea Dovizioso dopo lo 0 di Barcellona ha segnato il primato con mescola dura posteriore nella prima fase della sessione e abbassa il suo crono con la doppia mescola morbida ma alla fine ha concluso al sesto posto davanti a Jorge Lorenzo. Sorprende l'ottavo crono di Marc Márquez, che aveva fatto il ritmo nella prima sessione di libere e che è sembrato essere sempre al limite. Alle spalle di Alex Rins si è piazzato Johan Zarco, che è anche vittima di una caduta alla 9. Giornata non facile per Franco Morbidelli, 19° della combinata dopo aver acciuffato la top 10 della mattinata.